Eccoci qui, signori, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Questo video sarà un po' diverso rispetto al solito, sarà meno tecnico e più personale, ma vi darà comunque tantissime informazioni per quanto riguarda tutto ciò che c'è intorno al mondo ansia. Io sono il dottor Andrea Tomassetti, sono uno psicologo specialista dei disturbi d'ansia. Nella mia pratica clinica mi occupo di aiutare le persone ad uscire da tutti quelli che sono i disturbi, le difficoltà date dall'ansia. Allora, oggi voglio fare un video molto particolare perché ti potrà dare veramente tantissime informazioni relativamente a questo problema e soprattutto come fare effettivamente poi per uscirne una volta per tutte. Questo video lo voglio proprio intitolare La mia missione, ecco, perché ti voglio parlare dei miei aspetti personali, di quello che bolle in pentola, di quello che sto portando avanti per aiutare sempre più persone ad uscire da questo tipo di difficoltà. E devo partire inevitabilmente dalla mia storia. Se mi segui da un po' di tempo, probabilmente saprai che anch'io ho avuto la mia lunga storia con l'ansia. Oppure se sei nuovo di questo canale o mi segui da poco, potrai non essere a conoscenza di questo aspetto, però che è un aspetto portante poi di quella che è stata la mia pratica professionale. E infatti perché anch'io, come te che mi stai guardando, ho avuto grandi, grandi, grandi difficoltà a causa dell'ansia e voglio oggi ripercorrere un po' insieme a te quello che è stato il mio iter. Io devo andare a ripescare nella mia memoria perché veramente sembra un tempo molto lontano, però inizia tutto quando avevo 19 anni, mi ero appena diplomato, mi ero appena iscritto alla facoltà di psicologia e nel contempo avevo iniziato un lavoro come postino, come portalettere. Ecco, questa fu un'esperienza diversa rispetto al solito perché ero abituato a studiare, quindi il mondo universitario non era stato così un grosso problema rispetto a quelle che erano le superiori, ma invece il lavoro per la prima volta fu un elemento molto diverso rispetto al solito. C'erano tutta una serie di mansioni da compiere e la mia mente se ne spaventò moltissimo. Guardando adesso a ritroso mi sembra una cosa così banale, ma per moltissime persone il primo episodio riguarda sempre qualcosa di molto piccolo che viene poi dalla nostra mente ingigantito oltremodo. Beh, iniziai a fare questo lavoro, ma già dai primissimi giorni, 1 o 2 giorni, arrivai a provare delle fortissime sensazioni d'ansia. Perché c'erano tutta una serie di mansioni, di compiti che una volta compresi, tornai a casa e la mia mente si mise proprio a rimuginare su quello che doveva essere fatto, sulle difficoltà che c'erano state, sul fatto se fossi in grado effettivamente di fare tutti quei compiti, di portare il motorino che era più grande di quello che avevo portato fino a quel momento. Quindi tutta una serie di preoccupazioni che guardandole adesso sembrano piccole, però in quel momento mi sembrarono molto, molto grandi e passai un'intera notte a rimuginare, a preoccuparmi su questi aspetti. Proprio la mia mente non si fermò mai da quando tornai dalle 18 fino a tutta la notte con un fortissimo senso di agitazione, che per me era una cosa totalmente nuova, che non avevo mai sperimentato con quella portata. E questo mi portò a prendere la decisione sin dai primissimi giorni di licenziarmi da quel lavoro, che comunque era un lavoro che sarebbe durato qualche mesetto e non di più. Questo mi fece in prima battuta passare completamente l'ansia, quindi beh, avevo accantonato il problema, quello che mi aveva spaventato, avevo imparato che evitandolo potevo stare tranquillo. Ecco, però non fu una storia a lieto fine, perché da quel momento in poi iniziarono i veri problemi, perché la mia mente collocò a questo episodio tutta una serie poi di considerazioni sul futuro, perché poi la preoccupazione divenne: ma se non riuscirò a lavorare in futuro, se ogni volta che inizierò un nuovo lavoro mi capiterà lo stesso, mi sentirò male, non riuscirò a dormire la notte, rimuginerò tutto il tempo, mi verranno quelle sensazioni, quasi mi veniva da vomitare proprio il giorno che poi andai al lavoro e poi decisi di licenziarmi, perché era tutto bloccato proprio a livello di stomaco, a livello di petto, proprio un senso di pressione, no? Le sensazioni che tu conosci molto bene se hai questo, se stai avendo o hai avuto questo tipo di difficoltà. E da quel momento in poi, quindi, la mente registrò quell'episodio come
E se anche in futuro mi succederà lo stesso. Quindi immagina un ragazzo di 19 anni che fresco fresco di superiori o ha iniziato proprio a spiccare, diciamo, i primi passi nel mondo, parte con quella preoccupazione. Preoccupazione che non finisce di non l'abbandona perché non era possibile che mi abbandonasse se non nel momento in cui avrei risperimentato un nuovo lavoro, ma ero talmente tanto terrorizzato dal provare un nuovo lavoro che non mi sono mai effettivamente riconcesso quello, perché avevo proprio paura di rivivere le notti insonni, la paura, la preoccupazione. I sintomi fisici dell'ansia, i pensieri negativi e non mi sono mai concesso quello e quindi ho continuato fortunatamente con l'università perché molti ragazzi in queste situazioni abbandonano anche l'università e lì sarebbe stata proprio una disfatta totale. Fortunatamente continuo con l'università, però adesso tutto ciò che era una prestazione, come potevano essere gli esami che fino a prima non mi avevano dato nessun tipo di problema, adesso anche gli esami mi iniziano a non far dormire la notte. Una o due notti prima degli esami ero molto in apprensione e mi si collegava allo stesso episodio che avevo vissuto adesso nei riguardi dell'esame. E quindi anche fare gli esami era diventata una difficoltà. Però fortunatamente da quel versante non mi sono mai arreso, con tutte le difficoltà del caso, però sono andato avanti. Ho portato a termine la triennale. Con grande soddisfazione, con queste difficoltà che vivevo, ma l'ansia c'era soprattutto nella situazione in prossimità dell'esame, però era una cosa affrontabile, ecco, potremmo dire così, se non in quei momenti che era molto molto difficile. Ovviamente ci sono stati tanti episodi, perché poi ad un certo punto, durante l'ultimo anno della triennale, andai a fare un Erasmus fuori e lì stetti male per un mese, diverse cose, tra cui la mononucleosi e quant'altro. Quindi mi preoccupai molto anche di quell'aspetto lì. Comunque, quando la mente inizia ad inclinarsi verso il sentiero ansioso del rimuginio delle preoccupazioni, poi ogni cosa, ogni imprevisto viene visto sotto quella luce, come potrai conoscere bene. E quindi la preoccupazione ogni volta era tanta. Diciamo che il periodo peggiore sfocia nel momento in cui mi trasferisco dalla mia città natale a Padova, dove vado a fare la magistrale. E lì inizio, c'è questo momento dove si lascia, diciamo, ciò che è noto per ciò che è ignoto, fare un'esperienza veramente al di fuori di casa, quindi comunque molto giovane, intorno a 23 anni, 20, sì, 22-23 anni. E da lì iniziano le prime difficoltà perché c'era tutta una condizione nuova e risubentra l'ansia, un'ansia che portava ogni volta sempre di più al lievitamento. E i momenti più difficili erano proprio quelli collegati al sonno, che la mia mente partiva, rimuginava e quindi non riuscivo a chiudere occhio, andavo sempre più in agitazione, fino al punto che a un certo momento decisi proprio di tornare a casa. Perché non sapevo più che fare, erano proprio dei giorni pieni di preoccupazioni, di paure, il tachicardia forte, senso di irrequietezza, proprio non riuscire a fermarsi, tutti i sintomi dell'ansia. Decisi, beh, devo tornare a casa, così non posso farcela. Quando tornai a casa, quindi nuovamente un evitamento, pensavo che la situazione potesse mettersi a posto. Beh, però non accadde assolutamente questo perché mi trovavo un po' come l'asino di Buridano che non riesce a fare né un passo avanti né un passo indietro e rimane bloccato nel mezzo. Quella era la sensazione che vivevo, perché che cosa avrei fatto? Cioè, sarei rimasto a casa per quanto tempo? Che cosa stavo aspettando che succedesse? Quando mi sarei rimesso in gioco? Quando avrei continuato a fare gli esami? Avrei abbandonato tutto, avrei preso un'altra strada? Quindi immaginatevi proprio tutta una serie di pensieri, di preoccupazioni, di incertezze relativamente a cosa ne sarebbe stato del mio futuro, con la preoccupazione di iniziale, ma riuscirò mai a lavorare, riuscirò mai effettivamente a iniziare un lavoro e stare bene o dovrò sempre avere tutta questa preoccupazione e questa paura. Quindi quello fu il periodo peggiore, un mese che passai a casa con la speranza che si sarebbe ritranquillizzato tutto per poi tornare a Padova continuando l'università. Ecco, non si tranquillizzò niente, anzi fu un momento molto molto difficile dove l'ansia fu proprio costante per un mese intero, un'ansia molto forte che c'era di giorno, c'era di notte, era costante, era pesantissima
era un martello pneumatico che batteva di continuo. Non se ne andò mai in quel mese perché c'era appunto questa profonda incertezza dentro di me. Ovviamente mi ero dato un mese, quindi non volevo in nessun modo prolungarlo e decisi di tornare a Padova con una paura che non vi dico neanche perché, Dio, come sarebbe stato? Avrei avuto bisogno di chiedere aiuto a qualcuno, magari dovevo parlarne con qualche mia amica, qualche mio amico per se avessi avuto bisogno. E decisi di tornare, non ne parlai con nessuno, diciamo, questa è stata sempre un po' una mia caratteristica, tenermi tutto dentro e cercare di sobbarcarmi io tutto sulle mie spalle. La vedevo anche con un senso di sconfitta e di vergogna parlare di questa tematica, quindi c'era anche una componente di questo tipo, ma decisi comunque di tornare. Lì fortunatamente iniziai un corso che trattava proprio della gestione dell'ansia e quello fu un momento risolutivo. Un primo incipit di momento risolutivo, perché lì imparai, mentre studiavo all'università, proprio come affrontare queste mie difficoltà. E quindi lì imparai tantissime cose, da come respirare nel modo corretto, come rilassare il mio corpo nel modo corretto, come iniziare ad inquadrare i pensieri in modo più funzionale, non cercando di alimentare il ciclo catastrofico dei pensieri. Quindi iniziai proprio ad imparare tutta una serie di strategie che mi permettevano di affrontare meglio la mia ansia. Ci fu poi un cortocircuito da questo punto di vista che quando, questa perlomeno è stata la mia esperienza personale, quando iniziai a vedere i miei pensieri in un modo diverso, quindi cercare di cambiarli, vederli più positivi, più razionali, ad un certo punto iniziai ad avere dei pensieri intrusivi. Che sono una cosa diversa rispetto alle rimuginazioni, alle preoccupazioni, erano proprio dei pensieri relativamente a situazioni specifiche dove avrei potuto fare qualcosa che non era assolutamente nella mia indole, come quando per esempio ero con una mia ragazza dell'epoca e mi passò il pensiero intrusivo, ma se le faccio del male, siamo soli e lei. Ecco, lì veramente fu un'ulteriore escalation, perché stavo migliorando da quel punto di vista, stavo cercando proprio di vedere i pensieri, mettermi a tavolino, scriverli, vederli in modo più razionale, più probabilistico e quant'altro, e però questa cosa era una cosa che mi sconvolgeva, perché no, come facevo a vederli in modo più razionale? Cioè, non era qualcosa che era assoluta, che faceva assolutamente parte di me. E com'è possibile? Allora mi preoccupai, ma sto impazzendo, c'è cioè qualcosa che non va in me. Questi non sono pensieri normali, quindi inizio un'ulteriore fase di grossa difficoltà con l'ansia, perché poi l'ansia trova il modo di manifestarsi all'interno della propria vita, andando poi a toccare anche le aree più sensibili di ognuno di noi. Da quel momento in poi ebbi una grossa fortuna che proprio in quel periodo conobbi la meditazione, che per me era una cosa assolutamente nuova, assolutamente sconosciuta, non avevo mai proprio sentito parlare di meditazione, e mi incuriosii subito perché dissi vabbè, proviamo, proviamo, e iniziai a praticare la meditazione. Quello fu un momento importante perché la meditazione mi permise di abbandonare questa modalità di controllare i pensieri cambiandoli, vedendoli più positivi, lì a tavolino a scrivere e riscrivere, e invece lasciare andare, guardare, osservare e lasciare andare. C'è proprio un allenamento a questo attraverso la meditazione. E lì notai proprio un cambiamento nella modalità rimuginante e ossessiva della mia mente, come se si placò un po' la mente alla ricerca di avere risposte, di avere sì, risposte a quelle che erano i dubbi e le incertezze. E quindi la pratica della meditazione mi fece andare molto bene, cioè, anche proprio nel secondo anno di magistrale ci fu una differenza proprio a livello di media tra il primo anno e il secondo anno di magistrale che era veramente netto e dimostrato proprio, il che era causa della mia mente che era molto più tranquilla, molto più capace a stare nel momento presente. Stavo notando che era efficace il training che stavo portando avanti e questo aveva grossi miglioramenti anche per quanto riguarda la mia ansia. Quindi riuscii a diplomarmi, prendere, o meglio, prendere la laurea magistrale. Molto molto bene, con grandissima soddisfazione, il massimo dei voti e decisi anche di andare all'estero per fare il tirocinio che era d'obbligo al tempo e
vivetti proprio un anno molto, molto sereno per la gran parte. C'erano ovviamente dei frangenti in cui l'ansia tornava a battere forte, però fu un anno positivo, ecco. Quando tornai poi da questo tirocinio all'estero e iniziai a preparare l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli psicologi, ci fu una prova veramente molto lunga, difficile, dove ebbi un altro episodio di forte ansia, collegato anche a un'altra preoccupazione che ci fu all'epoca. Che anche lì non trovava risposta e mi sembrava un po' di ricollegarmi a quella che era diventata un po' la paura di quel momento, di oddio, ma sto impazzendo, non saranno normali queste cose, eccetera, eccetera. E lì che conobbi, entrai sempre di più nello specifico della pratica della meditazione e mi accostai proprio allo studio all'origine della meditazione, quindi attraverso il buddismo, di cui l'immagine del Buddha è qui dietro. Quello, diciamo, fu per me il momento più importante, perché stavo portando avanti i miei studi per quanto riguarda la parte terapeutica poi del trattamento dell'ansia con l'aspetto da dove nasceva la meditazione, quindi proprio con la teoria, la filosofia del buddismo. E trovai tantissime, tantissime sinergie. Ma quello che fu ovviamente fondamentale fu la pratica. Perché passai dal meditare 15 minuti due volte al giorno ad arrivare a meditare 45 minuti, un'ora, due volte al giorno. Questo fu il cambio di rotta. Questo fu il cambio di rotta perché è quello che io poi descrivo sempre come un training, un allenamento della nostra mente. Tanto più praticavo la meditazione con costanza, con regolarità, tanto più mi immergevo sia nella pratica, sia proprio nella filosofia del buddismo, sia negli studi, del trattamento dell'ansia attraverso quella appunto che poi è stata la, terapia che ho sposato, appunto l'ACT, la terapia dell'accettazione dell'impegno, che è una nuova forma di terapia cognitivo-comportamentale, che poi ci arriveremo. Però combinando questi due aspetti dove vedevo tantissime sinergie, quello fu un momento veramente fondamentale, perché proprio la mia mente iniziò a cambiare attraverso l'allenamento, perché poi quando noi entriamo in ansia, anche il nostro cervello, aree del nostro cervello, iniziano piano piano a modificarsi se quest'ansia si protrae per tanto tempo. La meditazione invece, proprio come moltissimi studi scientifici dimostrano, permette di abbassare, per esempio, il livello della soglia di attivazione dell'amigdala e senza che me ne rendessi conto, ma progressivamente notai una mente che era sempre più calma, sempre più concentrata, era una mente anche più equanime, più appagata, senza che ci fosse bisogno di tutto questo desiderio, di tutta questa brama, di tutta questa avversione. Notai proprio che la mia mente era capace di lasciare andare, di non aggrapparsi ai dubbi, alle domande, alle preoccupazioni, a ciò che non dovrebbe andare, che è il nostro stato naturale proprio come esseri umani attraverso quello che poi è lo strumento del linguaggio. Ecco, lì ci fu il momento risolutivo, che non avvenne dal giorno alla notte, ma fu una pratica della meditazione che durò 7 anni e tuttora dura. E vorrei appunto dedicarci anche più tempo, ma purtroppo, diciamo, la missione da portare avanti, che non è una missione spirituale o da messia, ovviamente, ma parliamo di una missione sul campo della psicoterapia, che adesso appunto ti parlerò. Però volevo proprio raccontarti tutto questo aspetto per farti capire com'è stato il cambiamento, perché mettiti anche nei miei panni, io riesco a raccontarti adesso queste cose con totale disinvoltura, magari ripescare anche nei ricordi della mia mente senza nessuna preoccupazione più. Ecco, pensa se potessi anche far tu la stessa cosa. Cioè, per molte persone semplicemente parlare del loro problema è fonte di preoccupazione, alcuni non vogliono proprio ricordarsi che cosa è successo di brutto, non ci vogliono andare dentro. Io invece ho deciso proprio di parlare costantemente di ansia, di lavorare con persone che soffrono di ansia, ma questo non sarebbe mai potuto accadere se non ci fosse stata questa enorme trasformazione da parte mia. Cioè, il professionista Andrea, diciamo, di quando soffriva di quelle difficoltà, non avrebbe mai potuto fare quello che sto
facendo adesso. Perché la paura sarebbe stata talmente tanta, la mente si sarebbe così tanto spaventata nell'ascoltare tutti i giorni storie di persone che soffrono d'ansia, che sarei andato in totale cortocircuito in pochissimo tempo. Invece adesso sono più di 5 anni che mi occupo tutti i giorni di questo tipo di difficoltà. Come vedrai, ho fatto centinaia e centinaia di video su queste tematiche specifiche, ne continuerò a fare tanti, tanti altri, proprio perché c'è stata un'enorme trasformazione dentro di me. Ecco perché quando io dico che non è possibile risolvere il proprio problema d'ansia mettendoci una toppa, come può essere l'utilizzo dei farmaci, che possono essere utili. Io non ho mai fatto utilizzo di farmaci e sono grato, diciamo, per aver fatto questa scelta, perché c'è stato una volta che avevo questo dubbio in un momento molto difficile. Fortunatamente non presi mai quella strada, ma non perché è sbagliato o altro, ma infatti non sono assolutamente contro l'utilizzo dei farmaci nella fase acuta dell'ansia, però io sono stato molto grato al fatto di non aver mai preso i farmaci, perché mi avrebbe portato in una strada dove non avrei potuto scoprire quello che poi ho scoperto, perché i farmaci mi avrebbero placato l'ansia, mi avrebbero fatto stare bene, sentito meglio, ma sarebbero stati una toppa e quindi io non avrei potuto mettermi in gioco e trovare una soluzione che derivasse da dentro di me e non da qualcosa all'esterno. Quindi non avrei mai incontrato tutto ciò che poi ho incontrato e probabilmente non, sicuramente non avrei risolto il problema come l'ho risolto adesso, e in più non ci sarebbe stato tutto questo, quasi sicuramente. Ecco, quindi volevo farti proprio tutto questo racconto per spiegarti quello che è un concetto fondamentale, che si esce dall'ansia solo attraverso un profondo cambiamento personale, che è quello che ho fatto io grazie alle mie conoscenze, ma soprattutto alla mia esperienza diretta, cosa che può essere fatta da chiunque, perché non è che io sia stata una persona geniale o chissà che altro, semplicemente ho avuto fortuna nell'incontrare le cose giuste nel momento giusto, quello sì, ma poi mi sono speso tantissimo, cioè veramente io ci ho messo un impegno fuori dal comune per migliorare da questo tipo di difficoltà. Quella è una cosa che mi riconosco, cioè il fatto di non essermi mai arreso e di aver spinto ed essermi impegnato in qualcosa che era così strana e così diversa rispetto a quello che avevo mai fatto. Ecco, spiegato tutto questo, voglio introdurti, arriviamo piano piano, no, al cuore anche di quella che è il titolo di questo video, la mia missione. Perché poi io all'inizio non pensavo di fare questa come professione, infatti certo volevo fare lo psicologo, ma non nel campo specifico della clinica e del trattamento dei disturbi d'ansia, perché inizialmente avevo una paura di trattare queste tematiche, perché erano ancora molto fresche dentro di me, avevo timore, come ti dicevo, quindi all'inizio ci misi del tempo prima di iniziare la pratica clinica, però questo avvenne quando la pratica della meditazione si radicò sempre di più dentro di me, si unirono tutte le giuste informazioni, io cambiai nel mio modo di comportarmi e di atteggiarmi, a un certo punto decisi di partire, ovviamente in studio, con il trattamento di questo tipo di difficoltà e quindi iniziai a seguire i primi pazienti su questo tipo di difficoltà. Poi avvenne il Covid, come ben ricorderai, e da lì passammo proprio al mondo dell'online e un po' tutti noi professionisti ci siamo dovuti reinventare. E iniziai quindi a fare i primi video, a spiegare i primi concetti, a iniziare a trattare i primi pazienti online, che era una cosa nuova per me che avevo sempre lavorato in studio, e non notai nessun tipo di difficoltà da questo punto di vista, anzi notai che si riusciva a creare un'ottima relazione terapeutica e si riusciva a fare veramente grandi, ad ottenere grandi cambiamenti con le persone che avevano questo tipo di difficoltà. E da lì iniziamo a creare anche dei primi videocorsi, video informativi a dei costi veramente irrisori, proprio per spiegare alle persone tutte queste tematiche, a persone magari che non potevano permettersi di fare un percorso. Iniziai proprio a divulgare tantissimo sull'aspetto dell'ansia. Iniziai appunto a riempire tutta la mia agenda, a seguire tanti pazienti, ma arrivai a un punto appunto che dovetti prendere una scelta. Perché poi la scelta fu questa: io sono una singola persona, quanti pazienti potrò aiutare effettivamente ad uscire da questo tipo di difficoltà?
Una persona, un singolo professionista può fare 20-30 sedute di psicoterapia alla settimana. È difficile seguire più di 20-30 pazienti perché comunque diventa un lavoro molto impegnativo dove bisogna calarsi proprio nelle difficoltà dell'altra persona. E quindi la scelta era questa, ma continuerò a fare questo tipo di lavoro da solo e aiutare quelle poche persone? Oppure si può fare altro, oppure si può mettere in leva le mie conoscenze, la mia esperienza, la mia difficoltà, la mia pratica, con altri professionisti che hanno lo stesso tipo di approccio, terapeutico. È lì che nacque poi quello che è il progetto attuale e di cui, ti parlerò a breve, che è veramente ciò che sta diventando, oltre rivoluzionario rispetto a quello che c'è nella psicoterapia in Italia. Ma è veramente un qualcosa che ci sta motivando tantissimo e sta portando in me proprio quello spirito di sacrificio al servizio delle altre persone. Ecco, è veramente ciò che mi motiva tantissimo e mi spinge a lavorare un'infinità di tempo proprio per portare questo progetto in carreggiata e far sì che diventi quello che io mi sono prefissato che possa diventare. Perché l'idea che stiamo portando avanti, perché adesso non ci sono più io, ma c'è proprio una squadra di terapeuti, di professionisti, di specialisti in questo tipo di difficoltà, è proprio di arrivare a diventare, ad essere un centro d'eccellenza online per il trattamento dei disturbi d'ansia. In Italia ci sono delle cliniche specialistiche che si occupano del trattamento dei disturbi d'ansia, ma sono appunto dei centri fisici situati in pochissime parti d'Italia dove la stragrande maggioranza delle persone non può avere nessun tipo di accesso. Quindi la stragrande maggioranza di persone purtroppo deve affidarsi a dei professionisti generalisti che trattano di tutto, che hanno il loro studio, il loro orticello, dove rimangono a ciò che avevano appreso al tempo, ille temporum, a proprio tanti, tanti anni fa, dove avevano fatto i loro studi, le loro cose, e purtroppo non si sono mai più aggiornati, perché quando si inizia a praticare questo tipo di lavoro, poi ci si perde, nel flusso dell'attività lavorativa e difficilmente ci si mette in gioco e ci si aggiorna, perché comunque la psicoterapia è cambiata enormemente da 30 anni a questa parte. La terapia cognitivo-comportamentale, che è sempre stata il fiore all'occhiello del trattamento dei disturbi e delle difficoltà date dall'ansia, si è evoluta, è entrata la terza generazione, si sta lavorando negli Stati Uniti già nell'introduzione di una terapia basata sui processi, quindi una quarta generazione, cioè ci si sta muovendo, ma purtroppo in Italia le cose vanno sempre con i tempi biblici che ci contraddistinguono. Quindi le persone sono purtroppo costrette o ad andare da un professionista vicino casa a cui viene consigliato dall'amico o dall'amica, ma che non è uno specialista nel trattamento di queste difficoltà, non è una persona che utilizza il miglior approccio terapeutico per il trattamento di questo tipo di difficoltà. Non è una persona che ha un'equipa alle spalle, c'è un confronto, c'è una formazione, c'è proprio un lavoro di squadra proprio centrato sul paziente. Ecco, l'idea che noi adesso stiamo portando avanti è proprio questa: essere riconosciuti come un centro d'eccellenza per il trattamento dei disturbi d'ansia. Online inizialmente, poi in futuro, se il progetto prenderà piede, potranno anche esserci dei centri fisici nelle città strategiche d'Italia, ma questa è a lunga gittata. Però quello che stiamo creando è proprio questo qui. Cioè, io sto ricercando attivamente tutti quei professionisti che rispettano i criteri che io ho stabilito, ovvero che siano specialisti nel trattamento dei disturbi d'ansia, che utilizzino appunto l'approccio cognitivo-comportamentale di ultima generazione, quindi nello specifico l'ACT, e che siano persone che hanno le linee guida scientifiche, la voglia di aggiornarsi e dare il miglior servizio al paziente come valori imprescindibili. Quindi sto facendo proprio io un lavoro di ricerca, di scouting, proprio in tutta Italia, facendo colloqui di continuo per imbastire quella che è già adesso un'equipe fortissima, che già ha oltre 10 professionisti, che sono veramente un'eccellenza per
per quanto riguarda questo tipo di difficoltà. E sempre più il livello della nostra equipe si sta alzando, perché sempre più il progetto si sta conoscendo e sempre più sto entrando in contatto con professionisti da tutta Italia che sono veramente degli esperti e delle persone con titoli, conoscenze, competenze e applicazione clinica di altissimo livello. Quindi quello che stiamo formando è proprio questo, un centro d'eccellenza online per il trattamento dei disturbi d'ansia. La scelta di disturbi d'ansia è una scelta di campo, una scelta netta. Noi ci occupiamo di questo nello specifico, non ci occupiamo di altro. Non prendiamo come adesso ci sono tante piattaforme online che trattano tutti i tipi di disturbi, prendono persone che hanno difficoltà di coppia, persone che hanno disturbi d'ansia, persone che hanno disturbi di depressione, persone che hanno disturbi di personalità, dipendenze, prendono di tutto, un'accozzaglia di tutto senza nessuna metodologia condivisa, accettano professionisti da tutte le parti, da tutti gli approcci terapeutici. Quindi non c'è un confronto di chi, perché uno ha un approccio terapeutico di un certo tipo, uno ne ha un altro, uno è validato, uno non è validato, uno è validato a metà. C'è una confusione e un'accozzaglia per quanto riguarda i servizi di psicoterapia online che è imbarazzante, ma che si ripercuote anche proprio sul territorio, anche in presenza. Cioè, voi pensate di avere un professionista di un certo tipo perché ha uno studio rispetto ad uno che è online? Non è così, non è assolutamente così, perché ciò che conta è quella persona che tipologia di pazienti vede tutti i giorni? Perché solo l'online ci garantisce di avere dei pazienti che hanno quel tipo di difficoltà. Perché noi possiamo selezionare i pazienti in base a ciò che io divulgo e c'è proprio una valutazione clinica per prendere in carico un paziente. Non prendiamo tutti. Un terapeuta nel suo studio prende chi viene, ma per forza di cose, quello è il suo bacino di utenza. Non può selezionare. Quindi tratterà tutti i tipi di casi e chi tratta tutto è un generalista. In medicina questo concetto è semplicissimo. In psicoterapia non si capisce perché uno psicoterapeuta ha la capacità di trattare tutto allo stesso modo, come se la mente umana fosse così facile da comprendere, c'è cioè un'ampiezza di disturbi psicologici che fa spavento, eppure quel terapeuta sa trattare tutto allo stesso modo. Io in questa cosa non ci credo e la ribadisco come un punto essenziale della nostra visione. Noi ci occupiamo di questo tipo di difficoltà, disturbi legati alla sfera dell'ansia. Punto. Ecco perché abbiamo proprio imbastito una serie di procedure di valutazione per il paziente. Cioè non prendiamo tutti, viene fatta una valutazione clinica a monte. Se mi rendo conto che quella persona la posso aiutare, allora le cucirò un percorso proprio su misura per la sua problematica specifica. Cioè, da noi non ci si muove, per esempio, seduta in seduta, così fino a quando le cose vanno, oppure se non vanno dura un anno. No, no, noi facciamo dei percorsi brevi, mirati, specifici e calibrati sulla singola persona. Non percorsi che iniziano e non si sa quando finiscono, persone o percorsi che, ma sì, vediamo. No, 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 no. C'è una metodologia di lavoro definita, chiara, specifica. Una persona se entra nel percorso sa quando inizia e quando finisce. Ovviamente all'interno possono esserci variabili che vanno poi a ridurre la terapia se le cose vanno meglio o a estenderla qualora ci sia stato un episodio che non era preventivabile. Questo ovviamente accade, ma sono percorsi brevi con una durata specifica. E questo può essere fatto. Ma può essere fatto se presenti dei punti unici all'interno del tipo di servizio che proponi al paziente. Perché se rimaniamo con ciò che è vecchio, ciò che è stantio, non arriveremo mai a dare dei cambiamenti profondi e duraturi in modo rapido alle persone. Noi vogliamo concentrarci su questo aspetto qui. Ed è per questo che ho inserito proprio tutta una serie di caratteristiche all'interno dei nostri percorsi. Ti ricordo per esempio l'approccio integrato, che è un unicum, una cosa che non esiste in Italia. Negli Stati Uniti esistono questo approccio così, ma in Italia non esiste una cosa del genere. Cioè il fatto che alla psicoterapia viene abbinato un lavoro a casa che non è di tipo scrivo coi fogli come si faceva
nella preistoria, ma è un lavoro esperienziale fatto attraverso dei video dove ci si possono fare delle meditazioni guidate, si possono fare delle visualizzazioni, si possono spiegare dei concetti e farne fare esperienza. È un tipo di lavoro completamente diverso perché coinvolge tutti i sensi della persona, ovviamente quelli che possono essere esperiti all'interno di un video. Ma la persona poi può fare esercizio guidato dal terapeuta stesso, a casa. E questo rafforza il processo di acquisizione di abilità che noi dobbiamo recepire e fare nostre per cambiare. Perché ricordati come è avvenuto il mio cambiamento. Sono passato dall'essere una persona all'essere un'altra persona, con delle caratteristiche diverse, non che io sia diventato diverso rispetto a quello che ero in passato, ma ho sviluppato caratteristiche diverse. Caratteristiche di avere una mente che sa stare nel momento presente, che non è reattiva alle incertezze, ai dubbi, che non parte sul futuro a 300 all'ora e non riesce mai a tornare poi nel momento presente, che sa distanziarsi dai pensieri che non sono utili e guardare a quelli che invece sono più utili, che ha una visione di sé flessibile, che non si definisce come un ansioso, un depresso, uno che non è in grado, ma che sa notare appunto come scorrono tutte queste sensazioni. Una persona che ha trovato dei valori per cui spendersi all'interno della vita e li persegue con impegno e fatica, perché di fatica ce n'è tanta. Ma appunto tutta una visione diversa rispetto a quello che era magari un ragazzo smarrito che non sapeva come l'asino di Buridano se andare avanti oppure indietro. C'è adesso una persona diversa, che è cambiata da tanti punti di vista e che è in continua evoluzione. Cioè non è un percorso che per me è finito, un percorso sempre in itinere. Infatti io dico sempre, la psicoterapia inizia quando finisce la psicoterapia, perché poi tutto quello che tu hai imparato lo devi continuare a esercitare per tutta la vita. Non esiste che tu stai là e cambi totalmente il tuo modo di fare, perché tornerai alla versione precedente. È molto importante continuare a coltivare il cambiamento. Ma un cambiamento che deve passare attraverso una profonda acquisizione personale di abilità. E io non posso pensare di acquisire nuove abilità con una seduta a settimana come viene fatto solitamente, perché questo mi richiederebbe anni. Non mi garantirebbe, non mi presenterebbe tutta quella possibilità che ho io di lavorare a casa. Cioè, immagina lavorare tutti i giorni, un passo dopo l'altro, con ascolto dei video, prendo appunti, faccio un esercizio, ci ragiono su, metto in atto questo comportamento diverso, provo ad avere un atteggiamento diverso verso quella situazione, mi annoto cosa ha funzionato meglio rispetto a prima. Cioè, vado avanti giorno dopo giorno. Non è come fare quella singola seduta che poi viene, si stima di ciò che viene conservato in una seduta terapeutica, è circa il 10-15%. Il resto viene dimenticato. Cioè, pensa quanto tempo ci può volere per fare una psicoterapia di successo se c'è un solo incontro a settimana e poi non si fa niente a casa. Ma non fogli, eccetera, eccetera, esperienze dirette attraverso i video, esercizi guidati. Questa è una caratteristica fondamentale che ci permette di fare dei percorsi brevi. L'hai ascoltato dalle testimonianze, ascolta come ti parlano le persone dopo 10 sedute, 8 sedute, 12 sedute, 14 sedute, 16 sedute. Questa è più o meno la media dei percorsi che noi facciamo. Poi ovviamente sono calati sulla persona, ci sono anche persone che fanno percorsi di 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi. Ma la media è questa, ma solo per questo aspetto qua, dell'approccio integrato, lavoro in seduta e lavoro a casa di un certo tipo. Questa è una caratteristica unica, ecco perché io parlo di unicità del servizio. Ed ecco perché noi arriveremo ad essere un centro d'eccellenza online per il trattamento dei disturbi d'ansia, perché presentiamo delle caratteristiche che gli altri non hanno e non potranno avere, perché richiede una competenza della materia tale che non è così facile da acquisire. Un altro aspetto importante è che noi abbiamo una terapia d'elezione per il trattamento dei disturbi e delle difficoltà date dall'ansia, che è appunto l'ACT. Una terapia, come ti dicevo, cognitivo-comportamentale di ultima generazione, che è proprio uno dei trattamenti d'eccellenza per questo tipo di difficoltà. È molto diversa dalla terapia cognitivo-comportamentale che può essere fatta in Italia, perché la maggior parte dei professionisti sono ancora ancorati alla seconda generazione cognitivo-comportamentale, che è quella che ti raccontavo all'inizio, dove io mi mettevo a tavolino a fare
a scrivere i pensieri, a vederli in modo più positivo, e da lì che poi mi sono arrivati dei pensieri intrusivi per poi mettere quindi in difficoltà quel mio compito da amanuense che mettevo là, scrivevo e cambiavo, perché l'ansia trova il suo modo. E questo non può essere superato cercando di vedere i pensieri in un certo modo, più positivi, più realistici e quant'altro, perché sei in lotta, sei comunque in lotta con i tuoi pensieri, e fin quando sarai in lotta con la tua mente, essa, lei vincerà sempre. Vincerà sempre perché troverà sempre il modo di insinuarsi come una serpe. Non sconfiggerai la tua mente lottandoci. Potrai solo, come dicono i buddisti, addomesticarla. È un lavoro di proprio. Come loro fanno l'immagine dell'elefante e della scimmia. Cioè l'elefante e la scimmia vengono addomesticate. La scimmia è la nostra attenzione che divaga. E l'elefante è proprio questa mente pesante che cerca proprio di ingombrare la nostra esperienza. E noi possiamo addomesticare. Un elefante imbizzarrito è tosto all'inizio da addomesticare, però da lì si parte. E poi l'elefante va piano piano, si muove adagio con noi, la scimmia gli si siede sulla schiena, quindi la nostra attenzione è rigorosa sul momento presente. E lì è tutto un altro tipo di vita, perché lì possiamo spenderci per ciò che per noi è davvero importante. Quindi la terapia di elezione, che appunto, come ti dicevo prima, l'ACT, che combina moltissimo con ciò che è stata la mia pratica, la mia esperienza diretta con la meditazione, si fonda proprio su questi punti che ti ho spiegato: avere una mente nel qui ed ora, distanziarsi dai pensieri non utili, seguire i propri valori, impegnarsi con azioni concrete. Ecco, tutto quello che poi viene fatto in terapia. Il fatto, come ti dicevo, che io sto proprio ricercando in tutta Italia degli specialisti nel trattamento di questo tipo di difficoltà. Perché non solo non mi basta che siano persone che utilizzino il nostro stesso approccio, che già vanno trovati col lumicino, e quella è una grande fatica che io sto facendo, perché non è facile trovare specialisti e persone, professionisti che utilizzano questa terapia. È veramente difficile, tu sicuramente non lo troverai nel tuo paesello o vicino casa. E questo può essere fatto attraverso l'online, ecco perché possiamo arrivare ad essere, saremo sicuramente un centro d'eccellenza online per il trattamento di queste difficoltà. Perché io sto lì proprio uno scout alla ricerca dei talenti per questo tipo di difficoltà. Quindi che siano specialisti, che abbiano un'esperienza, un background nel trattamento dei disturbi d'ansia. Perché questo fa tutta la differenza del mondo, persone che si occupano solo di una cosa o persone che si occupano di tutto con la presunzione di essere in grado di trattare tutto. Io non posso avere questa presunzione perché so la complessità della materia, so quanto è difficile essere un esperto in tutti i disturbi mentali. Quindi ne seleziono uno e mi ci verticalizzo nel modo migliore possibile. E questa fa tutta la differenza del mondo. Perché oltre ad utilizzare il mio approccio terapeutico, ho una conoscenza, una verticalizzazione sulla materia che mi permette di entrare proprio nella vita della persona e aiutarla in quel momento di difficoltà. E questo ci garantisce dei percorsi molto più efficaci della media, molto più brevi per quanto riguarda la tempistica, molto più duraturi e profondi. E a chiusura di tutto questo, come ciliegina sulla torta, ma che poi deriva da questo che ti ho appena spiegato, il concetto di garanzia. Cioè, ogni nostro percorso è garantito. Se non ottieni i miglioramenti clinici che ci siamo prefissati, quindi non la riduzione della sintomatologia, come erroneamente ogni paziente si immagina, ma se noi ci concentriamo su ridurre i sintomi, cosa che potrebbe fare meglio il farmaco, ma poi non riesce a fare manco lui, non riusciamo ad ottenere miglioramenti. Quindi la nostra attenzione clinica non sarà sulla riduzione dei sintomi, ma sull'espansione dei nostri comportamenti e del nostro atteggiamento nei confronti dell'ansia, in modo tale che pensieri e sensazioni non abbiano lo stesso impatto. E questo assolutamente si riesce a fare. Ciò che determina la differenza tra una persona e l'ansia è tempo ed impegno. Sono le uniche discriminanti. Se una persona è disposta a mettere il giusto tempo, il giusto impegno, non può fallire. Perché è un qualcosa che funziona, come la ricerca scientifica ci ha mostrato. Ed è questo il motivo per cui noi abbiamo deciso di mettere la garanzia sui nostri percorsi. Cioè, se nella remotissima possibilità un paziente non dovesse ottenere nessun tipo di miglioramento clinico che si era prefissato, noi come azienda lo rimborsiamo completamente.
E questa è una cosa che è unica all'interno del mondo, non d'Italia, del mondo, perché nessun terapeuta al mondo fa un qualcosa di questo tipo. C'è proprio scritto nel consenso informato di qualsiasi psicologo dove potrai andare che la prestazione non è soggetta al risultato, cioè tu non paghi per il risultato che ottieni, paghi per le sedute che fai, punto. Questa è ciò che è la deontologia di qualsiasi psicologo al mondo. Noi facciamo una cosa diversa, perché io sono stufo di ascoltare storie di persone che hanno fatto decine di percorsi, anni di terapia, decine di migliaia di euro spesi nel corso del tempo e che non hanno ottenuto uno straccio di beneficio. Per me questa è una cosa inaccettabile. Perché se io fossi stato nella stessa situazione di quella persona avrei avuto una vita rovinata. Io invece sono stato fortunato nel trovare la giusta strada e ho declinato per le persone che poi vogliono fare un percorso con noi la stessa strada che ho perseguito io, con tutto ciò che poi la scienza ci ha detto essere fondamentale. Quindi creare un percorso a tutto tondo per questo tipo di difficoltà, che noi come unica realtà al mondo, presta bene attenzione a questa cosa, noi siamo gli unici al mondo a fare questa cosa, cioè garantire i nostri percorsi, o ottieni i risultati che ci siamo prefissati nella fase di valutazione o vieni rimborsato completamente. Questa è una cosa unica perché io voglio dare nuovamente speranza alle persone. Se sono disposto a rimettere, ma perché dovrei essere disposto a rimetterci io? Cioè avere degli specialisti che vanno pagati, che fanno le sedute, che magari fanno tante sedute e poi rimborsare anche la persona. Cioè sarebbe un fallimento per un'azienda se avessimo un tasso di non riuscita dei nostri percorsi elevato. Andremo in bancarotta nel giro di una settimana, di un mese. E ad oggi nessuno ha richiesto un rimborso. Perché riusciamo ad avere dei risultati significativi? Perché c'è un lavoro diverso, non è la solita seduta, è un approccio completamente diverso, c'è tutto un lavoro a casa, è la goccia che scava la roccia, i risultati piano piano avvengono, è solo questione di tempo e di impegno. Ed ecco perché noi possiamo garantire i nostri percorsi e tu puoi avere la certezza di iniziare un percorso dove sai a monte che o migliori e quindi riprendi la tua vita oppure hai fatto al massimo una terapia di 2, 3, 4 mesi, quelli che saranno totalmente gratuita. Che servizio ci può essere migliore di questo? Non esiste al mondo una cosa del genere. Cioè, riflettici veramente su questo aspetto perché non è una banalità, è una cosa unica al mondo. Ecco perché ad un certo punto noi verremo riconosciuti come un centro d'eccellenza online per il trattamento dei disturbi d'ansia, perché la garanzia ci porta ad alzare la qualità del nostro servizio giorno dopo giorno. E tutta la mia intenzione è avere il miglior servizio al mondo per fare in modo che i rimborsi siano sempre allo 0%. E io mi spenderò giorno per giorno nell'alzare la qualità del servizio, nel trovare i migliori professionisti, nel migliorare le procedure interne, nel migliorare ogni aspetto di questo servizio. Che è un servizio appunto già adesso di eccellenza e lo sarà giorno dopo giorno sempre di più. Ed è un servizio che ogni persona in Italia può accedere, con ovviamente dei costi proporzionati a ciò che è un'eccellenza in Italia. Quindi non faccio la psicoterapia a 50 euro a seduta, una volta ci vado, una volta no. Non esiste questa cosa qui. Queste ci sono altre piattaforme che fanno questo tipo di lavoro, che con quali valori dietro io alzo le mani, ma noi abbiamo una strada diversa, ben definita, è una stella polare che ci guida. Ecco, questa è la mia missione. Ci tenevo moltissimo a presentarti tutto questo quadro per farti capire che cosa stiamo facendo, che cosa sta nascendo, che cosa mi sto spendendo, in che cosa sto lavorando, proprio per dare il miglior servizio possibile alle persone. Questa è la direzione, è una direzione tracciata, è una direzione che mi spenderò al massimo per raggiungere, fino al punto in cui verremo riconosciuti come un centro di eccellenza online per il trattamento dei disturbi d'ansia. Per cui, se in questo momento stai avendo questo tipo di difficoltà, sai che hai un servizio di questo livello che può aiutarti a risolvere il tuo problema.
Io lascio sempre dei link in descrizione, nel primo commento, per prenotare una chiamata gratuita con un mio consulente che ti spiegherà come funziona tutto, ti porterà poi a fare una valutazione clinica con un terapeuta, che sarà poi il terapeuta che ti prenderà in carico, ti proporrà un percorso cucito su misura. Quindi hai tutta la situazione, tutte le condizioni migliori per fare, per iniziare adesso un percorso di un livello che non esiste, da nessun'altra parte lì fuori. In Italia, vicino alla tua zona, online, non esiste qualcosa di questo tipo. Per cui ti invito, se hai questo tipo di difficoltà, almeno a prenotare una chiamata gratuita. Poi valuterai tu, insieme appunto a ciò che ti dirà il consulente, per come procedere da quel momento in poi. Da me è tutto, io ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo nel prossimo video.